una terrazza panoramica a 3.470 metri sopra il livello del mare, proprio accanto alle imponenti vette del Monte Bianco. Da quassù si gode della miglior vista sulle più alte cime delle Alpi, direttamente sul confine tra Italia e Francia. Chi non vuole salire quassù a piedi prende semplicemente la funivia. L'ambizioso progetto realizzato dalla regione Valle d'Aosta si chiama Skyway Monte Bianco, la funivia più spettacolare d'Europa. Skyway Monte Bianco rappresenta uno dei più impegnativi progetti funiviari al mondo. Un investimento della regione Valle d'Aosta mirato ad incrementarne il potenziale turistico attraverso la funivia e l'attraente vista da Punta Heilbronner. Skyway Monte Bianco è un gioiello della tecnica, riconosciuto dagli esperti del settore come unico nel suo genere. Questa straordinarietà deriva da una moltitudine di caratteristiche tecniche, costruttive e architettoniche riunite nel progetto funiviario. Il problema maggiore è la stazione a monte, proprio sulla cima di Punta Heilbronner, a circa 3.500 metri. Le sfide sono state molteplici, a partire dalla questione del personale. Non è per niente facile trovare persone entusiaste di lavorare a queste altezze e in condizioni così estreme. E non basta allettare con stipendi alti, servono persone coraggiose, che non temono la natura, che cercano una sfida. Il progetto viene realizzato dal consorzio Cordée Mont Blanc, una cordata di imprese specializzate nell'ingegneria ad alta quota. I primi mesi della fase costruttiva vengono dedicati alla stazione a valle in zona Pontal d'Entrève a Courmayeur. Nella stazione intermedia e in quella a monte sulla punta Heilbronner vengono però installati i cantieri. Anche le teleferiche e i relativi pilastri vengono portati in vetta con l'aiuto di innumerevoli voli di elicottero. Nel frattempo la vecchia funivia già a disposizione rimane in funzione. Questa però può trasportare solo persone e anche durante il periodo di costruzione di quella nuova porta turisti e sportivi sulla punta Heilbronner. Tutto deve essere portato in quota. Ogni bullone, ogni chilo di calcestruzzo, tutti gli strumenti e i macchinari per il cantiere, alcuni dei quali pesano tonnellate. Fino alla stazione intermedia sono state costruite apposite strade, poi si prosegue con le teleferiche. La teleferica è indispensabile per il trasporto degli strumenti e di tutte le apparecchiature. Altrettanto necessaria è poi l'installazione di un grande cantiere. Nella stazione intermedia, per esempio, abbiamo costruito quasi un paese. È stato eretto un intero capannone dove poter mettere le betoniere. Abbiamo realizzato vere e proprie strade e i macchinari sono stati trasportati nei diversi posti con le teleferiche. Abbiamo insomma creato luoghi e circostanze per poter iniziare con la costruzione vera e propria. La nuova stazione a monte, a forma di cristallo di rocca, deve essere eretta sulla cima di Punta Heilbronner a circa 3.462 metri. Per questo il picco deve essere scavato dall'interno
Il risultato è un pozzo verticale profondo 80 metri e largo 8, scavato nella roccia per potervi più tardi ancorare le pesanti funi della funivia e l'intera struttura portante. Un ancoraggio in superficie non sarebbe infatti sufficiente a causa del permafrost presente sulla punta Hellbronner. Il pozzo verticale nella montagna viene collegato ad una galleria orizzontale. Attraverso essa passeranno tutte le condutture elettriche e idriche, così come il servizio di manutenzione. La differenza di temperatura tra l'interno della montagna e l'esterno può essere per di più impiegata come fonte di energia. I lavori durante l'autunno e la primavera sono particolarmente difficili perché sulla punta Hellbronner è ancora inverno. Nell'aprile 2012 proseguono i lavori nella stazione a monte e anche in quella intermedia. Parallelamente è ora inoltre possibile iniziare la costruzione della struttura funiviaria. Per primi vengono montati i sostegni. Per i componenti della linea, i cosiddetti sostegni, abbiamo usato circa 800 tonnellate di acciaio e li abbiamo ovviamente installati in loco. E anche le funi, che poi abbiamo appoggiato sui sostegni, si aggirano sulle 400 tonnellate. Il grande sostegno tra la stazione intermedia e quella a monte crea delle difficoltà. A causa di un problema geologico, deve essere totalmente riposizionato. Un'antica morena rende il sottosuolo instabile e gli impedisce di resistere alle spinte in esercizio, soprattutto al vento forte. L'intero progetto funiviario deve essere rivisto da capo. Un duro colpo per i costruttori dell'impianto. Abbiamo dovuto quindi individuare una nuova ubicazione, cosa che si è rivelata molto complessa. Poi abbiamo trovato un luogo sicuro rispetto alla caduta di massi e alle valanghe, e questo tutto all'ultimo momento. È stato un cambio di programma che ci è ovviamente costato tempo, tempo che alla fine temevamo di non avere. Alla fine l'impresa riesce. Il sostegno, con i suoi 110 metri d'altezza dal plinto spostato a valle fino alla punta, è uno dei più alti mai costruiti al mondo. La squadra è stata messa a dura prova dall'altitudine e dalle condizioni atmosferiche, soprattutto dal vento, che rendeva difficile effettuare manovre precise con la gru. In tali circostanze è stata inoltre estremamente delicata la gestione di tutto ciò che riguarda la sicurezza e affini. Intanto la stazione a valle prende forma. Proprio accanto alla strada verso il tunnel del Monte Bianco si riconosce già chiaramente la struttura a forma di morena del tetto. I costruttori cominciano ora con la parte per loro più complessa del montaggio, il tiro della fune. Prima ancora vengono montate le scarpe, quelle parti della struttura sulle quali viene tirata la fune e sulle quali poi correranno le cabine. Una scarpa simile pesa dalle 10 alle 12 tonnellate. In totale devono essere tirati 41,6 km di funi d'acciaio dalla stazione a valle fino a quella intermedia e da lì fino a quella a monte. Queste comprendono le doppie funi portanti per l'intera linea e le funi traenti, con le quali la funivia deve superare un dislivello di oltre 2000 metri. In primo luogo, la cosiddetta fune pilota viene trasportata, o meglio tirata in volo, da monte fino a valle. Oggigiorno, quando non c'è niente, viene trasportata una sottile fune con l'elicottero,
La chiamiamo fune pilota. Si tratta di funi d'acciaio con un diametro di circa 6-8 mm. Tramite questa viene poi tirata un'ulteriore fune con un diametro di circa 18 o 20 mm. In base alle forze che ci sono in gioco, a volte è necessario tirare una terza fune prima che si arrivi alla fune di tiro vera e propria, con la quale poi si portano a monte le funi portanti. In questo caso, sul secondo tronco, nella stazione a monte, abbiamo avuto una forza di trazione di 45 tonnellate. Non appena la fune pilota viene tirata sui sostegni, si procede con il montaggio delle funi portanti. Prima che questa grossa fune portante possa essere posata, devono essere tirate le cosiddette funi di tiro. Le funi, pesanti tonnellate, vengono collegate tra loro con questi attacchi e poi tirate sui sostegni da valle a monte con motori di trazione. Sostegno dopo sostegno, dalla stazione a valle a quella intermedia e poi avanti, fino a quella a monte. Metro per metro, passo dopo passo. Non appena la fune portante arriva ad una delle stazioni, viene montato un paranco per poterla tirare. Un processo faticoso che richiede estrema precisione e competenza. Il paranco viene fatto scendere a valle, poi il carrello viene fissato alla fune portante che successivamente viene tirata attraverso le carrucole del paranco stesso. L'estremità della fune portante viene munita di un occhiello per poterci agganciare una fune traente più sottile. Con questa, la fune portante verrà poi fissata nella stazione a monte. Innanzitutto, deve essere avvolta su questi altissimi tamburi di ancoraggio e solo alla fine la fune portante sarà fissata con dei morsettoni alla struttura in calcestruzzo della stazione a monte. La fune portante viene agganciata nella stazione a monte, viene bloccata e attraverso dei paranchi viene tirata finché non raggiunge la tensione finale. Poi procediamo con le funi traenti. In questo caso prima abbiamo tirato la fune traente e poi con la seconda fune traente abbiamo portato a monte il primo veicolo, il primo carrello con sospensioni, che è stato agganciato ad un'altra fune traente. Parallelamente nella stazione a valle è stato montato il secondo veicolo, il secondo carrello con sospensioni, e lì è stata creata la seconda parte della fune traente, il punto di intersezione. Per recuperare il tempo perso nella costruzione dell'alto sostegno, i costruttori decidono di procedere con il montaggio della fune traente nonostante l'arrivo dell'inverno. Un lavoro massacrante tra le bufere di neve e talvolta con temperature di 15 gradi sotto lo zero. La fune traente, che tirerà le cabine sulla fune portante, deve essere a sua volta tirata dalla stazione a valle a quella intermedia fino a quella a monte. Il primo problema è stata l'altezza, 3.400 metri. Poi le condizioni climatiche invernali. Normalmente si termina con il tiro della fune a settembre, ottobre, e poi ci si dedica alla messa a punto. E laggiù invece il tiro l'abbiamo fatto in inverno. Freddo, temperature sotto lo zero. È tutto un altro tipo di sfida, sia per gli uomini che per le macchine. Ci sono anche stati un paio di giorni durante i quali ci siamo detti non è possibile.
perché lavoravamo 10 minuti e poi dovevamo fermarci e stare al caldo per altri 10. Abbiamo attraversato momenti del genere, davvero situazioni limite. Am limit. A marzo 2015 vengono consegnate e montate le cabine. Dapprima il carrello viene applicato alla fune portante, poi viene fissata la cosiddetta sospensione, sulla quale deve essere infine montata la cabina. Alla fine le tre parti ne comporranno una unica. Ad aprile 2015 un'ondata di freddo rallenta un po' i lavori nella stazione intermedia e in quella a monte, ma i costruttori funiviari sono a buon punto. Tutte e quattro le cabine sono ora montate e vengono caricate con dei pesi per i viaggi di prova. Le cabine hanno una capacità massima di 80 persone e ne possono trasportare fino a 800 all'ora sull'intera linea. Abbiamo consegnato delle cabine che durante la salita girano attorno al proprio asse, quindi a 360 gradi, e che naturalmente regalano allo spettatore una vista sensazionale. Inoltre abbiamo installato un impianto di riscaldamento a pavimento per evitare, vista l'altitudine estrema, che diventi scivoloso per il ghiaccio, e un altro ancora sui vetri per garantire sempre un'ottima visuale sul panorama. Abbiamo installato impianti multimediali e montato parecchi schermi per la proiezione di video. A maggio 2015 la nuova funivia da Courmayeur a Punta Heilbronner è finita. Manca solo un po' di verde e qualche ritocco decorativo finale. Negli interni delle stazioni si lavora ancora assiduamente all'arredamento. A fine giugno 2015 tutto è pronto. Ad inaugurare Skyway Montebianco, una delle più spettacolari funivie al mondo, è niente meno che il presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Ecco perché dobbiamo essere orgogliosi della qualità di quest'opera. Progettata e costruita da ingegneri altoatesini e valdostani, trasporta turisti, amanti della montagna, sciatori o semplici curiosi direttamente sulla vetta, circondata tutt'intorno dalle più alte montagne delle Alpi.